in attesa di un provvedimento cautelare, quindi provvisorio, a seguito dell'udienza camerale relativamente al ricorso attualmente pendente dinanzi al TAR da parte di alcuni partecipanti al concorso per 315 unità nell'arsenale militare marittimo di Taranto. E quanto dichiara l'avvocato Danilo Granata, legale difensore dei ricorrenti. Al momento si è svolta l'udienza camerale e siamo in attesa di un provvedimento cautelare, quindi di un provvedimento provvisorio. Dopodiché ci sarà chiaramente l'udienza finale e quindi uscirà poi una sentenza definitiva in cui il giudice avrà una cognizione piena. Facciamo un passo indietro. Perché è partito il ricorso? Perché è partito questo ricorso? Per farla breve, l'amministrazione resistente, o meglio Formez S.p.A., ha introdotto ex abrupto e addirittura dopo lo svolgimento del test preselettivo delle soglie minime di punteggio per accedere alla successiva prova scritta. Questa introduzione chiaramente è avvenuta senza che fosse prevista dal bando e ha spiazzato i miei clienti, cioè i miei ricorrenti, ma in generale i candidati concorsisti, che chiaramente si sono ritrovati esclusi senza sapere perché, senza conoscere prima delle soglie minime di accesso. Chiaramente ciò li avrebbe orientati diversamente, diciamo, durante lo svolgimento del test, quindi sarebbero cambiate anche diverse scelte strategiche.